Buongiorno a tutti. Oggi che giorno di camminare? Oggi è il quinto. Quindi stiamo resistendo per quasi una settimana. Miracolo. E faccio vedere che bella vista. C'è da dire che dopo i primi 4 giorni di dolori, cioè in realtà ci fa male tutto, c'è pure la ginocchiera che il ginocchio sta andando a fanculo, stiamo migliorando, stiamo avendo un passo anche leggermente più veloce rispetto al solito. Pensate che dalla prima tappa abbiamo fatto 8 km, e c'è anche da dire però che i Pirenei sono un po' più tosti, c'è un dislivello di 1200 metri, mentre oggi ne stiamo facendo uno da 400, che è comunque tosto, però diciamo che il cammino ci sta anche insegnando un attimino ad ascoltare il nostro corpo, a respirare e a concentrarsi senza sprecare energie, tipo parlando, facendo un video YouTube mentre sto salendo. Però vabbè, mi sta andando alla grande. Buongiorno a tutti, è arrivato finalmente il 6° giorno del nostro cammino. Aggiornamenti a livello fisico: mi è uscita finalmente la prima vescica, in realtà anche piccolina e non mi sta neanche dando troppi problemi. Appena trovato un girasole che gli hanno disegnato uno smile, guardate. Quindi a livello di vesciche, eccola, siamo messi abbastanza bene. La Giulia in realtà gli fa male un po' il mignolino. Io ho le ginocchia a pezzi e per quanto cerco di essere positivo, non so se arrivo a fine cammino con queste ginocchia. E a livello invece di sfida, ci sta venendo veramente difficile riuscire a stare nei 400, soprattutto in due. Se sei da solo forse si può fare, ma in due, perché supermercati, se ci sono, perché comunque ci sono i supermercati di paese. I paesi qua sono paesini di montagna, che sta un botto, dove costa tutto un sacco, anche perché la maggior parte vivono di questo. Un tonno costa 4 euro 4,50 euro, quindi due pesche costavano tipo 2,34 euro, insomma costa un po', e soprattutto perché la tenda oggi, ieri sera ufficialmente l'abbiamo lasciata in ostello perché pesava veramente troppo, ed è uno dei motivi per il quale mi stavo spaccando le ginocchia, quindi abbiamo deciso ufficialmente di lasciarla giù. E gli ostelli meno di 7 euro a testa a notte non si trova, quindi già solo gli ostelli sono 14 euro minimo in due, sto parlando, e quindi fate due calcoli e capite quanto, come 400 euro per 40 giorni è un po' difficile. E tanti che hanno già fatto il cammino prima di noi in realtà hanno detto che prima costava veramente molto di meno, e quindi comunque si riusciva a risparmiare un bel po'. Adesso invece, per il fatto col Covid, si sono alzati un sacco i prezzi, quindi è un po' difficile starci dentro. E comunque tanti dicono che in generale per fare il cammino servono più o meno una media di 30 euro al giorno a persona. 20-30, noi sì. Stiamo riuscendo a farlo in due. Sì, con 30 euro in due. E in realtà anche perché comunque vivendo giorno per giorno stiamo capendo che è un'esperienza unica ed è da vivere al 100%, e quindi stiamo cercando di goderci il momento così come viene, senza farci troppi problemi, senza stare troppo attenti alla sfida, proprio perché è un'esperienza unica che va vissuta a pieno, come si vuole. Woo!
Buongiorno, oggi sono 7 giorni. Noi siamo 7, non 6. Sono 7 giorni che camminiamo e stiamo ancora leggendo. E oggi è la prima settimana e quindi oggi si sarà poi da fare un recap su di tutta la settimana. Sta andando bene. Spese, beh, più o meno qualcosina già state capendo dalle ultime parole, però sta andando tutto bene. Emozioni, imprevisti, attacchi. Per quanto riguarda condizioni fisiche, ho 2 ginocchia e 2 menischi che stanno andando a fangulo. E però comunque con, infatti il mio osteopata mi fa devi camminare per forza con i tutori. E quindi quello che sto facendo, e devo dire la verità, che sta andando molto meglio. Lei invece c'ha problemi alle gambe, al piede. Al piede che mi fa molto male. Esatto. E anche il migliorino che stavo prendendo. Esatto. Invece a livello di emozioni un po' particolare, va a variare di giorno in giorno. Spesso ci svegliamo al mattino e ci diciamo tipo ma chi cazzo ce lo fa fare, scusa la parola. Poi tipo ieri per me era una giornata difficilissima emotivamente, tipo a metà cammino mi stavo per mettere a piangere. Lei invece mi sa che è in quella situazione oggi, mi ha dato carica ieri. È bello che dopo che ero tipo in quella fase lì arriva lei, mette la musica a palla, mi carica e tipo superiamo tutti, andiamo in palla proprio, ci gasiamo. E le mie emozioni sono un po' contrastanti. E fisicamente non so se riusciremo ad arrivare fino a fine cammino, infatti ci stiamo dicendo di vivere veramente giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, e vediamo cosa riusciamo a fare. Oggi raga, 7° giorno e facciamo 28 km. Madonna. Oggi siamo 28! Eccoci qua. Ciao ragazzi. Oggi è il nostro 9° giorno. Se ci seguite su Instagram avete visto che ieri ci siamo fermati. Perché praticamente io mi sono svegliata con l'influenza. E un po' di febbre. Sì, e abbiamo fatto il test del Covid, ero negativo, eccetera, eccetera. Poi però ci siamo ricordati che qualche giorno fa Orison sono stata puntata da 2 zecche. E quindi ho detto non è che può essere che sta facendo infezione quello, e quindi siamo andati all'ospedale. Sì, nel frattempo il mio ginocchio, aspetta, siamo andati all'ospedale. Vai, che appunto ci hanno detto che comunque non ho nessun tipo di batteria, non ho nessun tipo di infezione, che comunque mi ha controllato dove mi hanno un punto morso, e che è semplice influenza. Però ovviamente sono un po' stanca perché sono tutta intasata, mentre a me, cioè, il ginocchio va abbastanza bene. L'unica cosa è che tipo mi si è infiammato intorno al perone, non so che cosa sono, tendini, robe varie, e fa veramente molto male. Quindi adesso non so quanto durerà ancora il nostro cammino, perché fisicamente siamo un po' provati, e diciamo che in realtà ci può anche stare. Noi siamo stati fermi fisicamente, cioè proprio attivamente, sportivamente, da anni. Da anni, perché io dopo che sono stata male, ma anche se anche per lavoro, per tante cose, vabbè. Sì, più fisicamente però. Sì, non abbiamo più avuto. Cioè io sinceramente questo cammino l'ho iniziato principalmente per una sfida con me stessa e per capire anche semplicemente se
potevo ricominciare a mettermi in gioco con me stessa, con il mio corpo, sforzandolo, cercando di capire se il mio corpo era in grado di reagire come volevo io. E diciamo che queste risposte già le ho avute, perché alla fine 9 giorni di cammino ho fatto 200 km oggi. Quasi. E non l'avrei mai pensato, e quindi già sono super soddisfatta così. Io idem, nel senso che ho sempre giocato a calcio nella mia vita, poi mi ho fatto un po' di hip hop, insomma sono sempre stato attivo, tranne poi quando ho iniziato ad avere tipo dei problemi al sangue, che vabbè, niente di così in realtà gravissimo. Fatto sta che comunque adesso negli anni poi l'ho risolta, quando però ho iniziato a star male ho smesso, perché stavo male, quindi non potevo continuare. E dopo poi che sono iniziato a star meglio, ho sempre avuto paura di ricominciare a fare attività fisica, quindi anch'io in realtà uno dei motivi principali per cui ho iniziato questo cammino è proprio questo, proprio per rimettermi in gioco fisicamente e capire, cioè far capire al mio cervello che se posso fare questo posso fare tutto. E diciamo che di quel tipo di problema non se ne parla assolutamente, anzi sto benissimo. Ovviamente però il fisico è da un po' che non si allenava, e quindi ho qualche ciacco giusto alle ginocchia, vicino al perone, e quindi fisicamente non so se riusciamo a continuare per adesso. Probabilmente sicuramente questo cammino lo finiremo, sì, magari, magari in un altro modo lo finiremo, sì, in modo diverso, ripartiamo da dove nel caso lasceremo, però vabbè, indipendentemente da quello siamo soddisfatti. E parliamo soprattutto anche comunque della sfida, perché Certitil ci ha accompagnato, ci sta accompagnando durante questo cammino e ci fa veramente tantissimo piacere. E allora, per quanto riguarda la sfida, vi diciamo subito che diciamo che pensavamo che si potesse spendere di meno, sì. Molto di meno, e moltissimo di meno, solo che gli alberghi e gli ostelli sono aumentati. Tantissimo. Noi dopo i primi giorni in tenda, dove ci siamo presi pure le zecche, ma soprattutto i primi, sì. Cioè soprattutto i primi alberghi, perché poi adesso vabbè, un albergo costa in media 6-8 euro a persona. Esatto, però sei già fuori budget, sì, però a prescindere dalla sì, non è tantissimo, non è tanto, però i primi alberghi che trovi sul cammino costano un po' di più. Costano veramente tanto. E come detto appunto, abbiamo fatto le prime due notti in tenda. E dopo quelle prime due notti abbiamo detto, cioè abbiamo fatto una notte poi a dormire in alberghe, e abbiamo visto la differenza, ci siamo iniziati ad accorgere della bellezza reale del cammino, anche tramite gli alberghi, dell'incontrare persone da tutto il mondo, dall'America, dalla Corea, dalla Cina, dall'Australia, cioè veramente da tutto il mondo ci sono persone, ed è bello come si crea un'energia, come si crea poi un gruppo, come si crea quella sintonia, perché comunque è come se chi viene in cammino sa che può essere ascoltato e sa e vuole ascoltare. E quindi è fantastico, perché ti trovi sulla stessa strada, nello stesso posto, persone con questa mentalità e ti fanno sentire veramente benissimo. Quindi da lì ci siamo detti, ma perché continuare a dormire in tenda? Se stiamo capendo che per noi il reale cammino è anche questo, e ci siamo detti allora no, lasciamo giù la tenda e godiamoci il cammino a pieno, cioè proviamo tutte le emozioni che possiamo provare. E infatti l'altro giorno, adesso vi metto anche qualche video, siamo finiti in un albergue parrocchiale, sì, che era a donazione, dove tu appunto potevi donare quello che volevi, e loro ti davano in cambio un letto dove dormire, la cena in comune e comunque appunto lo stare insieme. Vabbè, e quel giorno ci è capitato che la signora, che era la volontaria anche lei, che si occupava appunto di gestire l'albergue, ci ha chiesto a noi di cucinare. Ovviamente perché siamo italiani. Sì, ci ha chiesto a noi di cucinare per 50 persone. Quindi siamo messi lì, abbiamo messo le mani in pasta, abbiamo cucinato. La classica pasta al sugo. Sì, non è la classica, perché le quantità per 50 persone era non ho, un po' diversa. Era un po' diversa, però vabbè, è uscita comunque, è stata un'esperienza unica e fantastica. Che se fossimo stati ancora in tenda, non avremmo vissuto. Poi, ripeto, il cammino
è molto personale, ognuno si sente parte per un motivo diverso. Che noi in realtà siamo partiti per stare da soli, io e lei. Poi però da quel giorno in albergo è cambiato tutto, abbiamo apprezzato, ho iniziato ad apprezzare lo stare in compagnia, veramente fantastico. Infatti sono persone che abbiamo conosciuto e che ci porteremo nel cuore per tutto il resto della vita. Lei ha detto che se mai ci sposeremo l'invita a matrimonio. Buongiorno, è arrivato il nono giorno, gli acciacchi si fanno sentire, io ho la ginocchia che, cioè ho il ginocchio in realtà vicino al perone, non so cosa sia, cioè non so cosa ci sia, mi fa abbastanza male e ogni volta che mi fermo ripartire è veramente un'agonia, e però i paesaggi sono veramente meravigliosi, ci stiamo godendo appena questa avventura. Tu come stai, amore? Ma io sto abbastanza bene per i miei piedi. Mi fanno male a me, sono i piedi. E ciao.